Ma tu da Roma come te trovi qui al servizio di Federico II qui? Era alla ricerca dei funghi e mi sono perso. Te sei perso? Non ci vedo più dalla fame, ma ci sento bene. Quello era un cinghiale affamato che andava sicuramente a caccia. Seguitemi. E comunque, porto gli stipendi degli operai. E ti scortano loro? Cavalieri che sbagliano il lato della spada. Vichingo, fai attenzione ai mancini. Faccio attenzione ai mancini e ai mangioni. Devono costruire un castello a 8 lati. Si chiama Castellotto. Castel del Monte! Allora, visto e sentito che c'è una certa fame, cacciate quella cassetta piena di oro giallo, che sembrava uscisse un raggio di sole. Cacciatela fuori! Mi fanno emozionare le madame che si scaldano. Vedi? La pietra di confine alle gambe, cammina da sola, sempre verso il mio appezzamento. Vedi la pietra, quella? Ma sei sicuro? Io ricordo che stavo, ed è stata sempre lì. Io me devo sta zitto, tu te devi sta zitto. Se fossi stato meno ruffiano, adesso Federico II non ci avrebbe licenziato in tronco così. E non stavamo a badare a sti quattro agricoltori qua, per colpa tua. Sì, il nostro feudale. Già mi occupo del suo feudo, già pago le tasse. La tassa del viandatico, la tassa del legnatico e anche quella del cacciatico. E quando c'è guerra, io sono costretto a partire a combattere con lui involontariamente. E ricordati, è a lasciarti da sola. Su questo ti do ragione. E io ho ragione. Finalmente una tassa giusta. Ha fatto bene l'imperatore verso i feudali. Ora sì. E viviamo e vivremo meglio. Oltre alla tassa della decima. No, quella è alla chiesa, eh. Com'è? È alla chiesa, dico. La decima è. Silenzio, non ho finito. Shh, fammi parlare. C'è una nuova tassa. La tassa in natura. La natura. Chiedo scusa, Toldo. Toldone! Io resto sempre Toldone per voi. Chiedo scusa, Toldone. Tu c'ha sempre ragione e se sente pure col naso l'eco. Stava rinunciando ad una grande occasione. Deve ringraziare Pancrazio e i buoni di cuore. E quelli siamo noi. E dal Medioevo arriviamo ai tempi, diciamo, ai giorni nostri, come si suol dire. Abbiamo visto questo trailer dal titolo Storie dal Medioevo in poi, ma vi spiegheremo perché abbiamo visto questo trailer. Con me in studio abbiamo due ospiti, abbiamo proprio Michele Creanza, regista, videomaker, insomma, colui che ha ideato questo progetto. Ciao Michele, grazie e benvenuto. E poi abbiamo uno degli attori che abbiamo intravisto nel trailer, Rocco Barberio. Ciao Felice. Della vicina Sant'Eramo. Ti ringrazio, sì. Sant'Ermano Doc. Sant'Ermano Doc. Dire. Io direi che siamo tutti murgiani, più che Sant'Ermani, Altamurani, Gravinesi, eccetera. Siamo tutti murgiani. Ecco. Lo stesso sangue. Abbiamo le stesse caratteristiche e anche le stesse tradizioni. Ma io, guarda, ho l'abitudine di giudicare i popoli dalla tavola. Se mettiamo a tavola le stesse cose, siamo uguali. Sicuramente. Quindi, se tu vedi cosa mangiano gli eschimesi, mangiano certamente cose diverse da noi. Idem, che so, i toscani o i veneti, mangiano diversamente da noi. Noi invece anche in tutta la Puglia abbiamo diverse varietà di cucina, però l'area murgiana ha una cucina tutta sua, basata su determinati tipi di alimenti, legumi, farina, pane, pasta, erbe, spezie, insomma
e poi carni determinate, anche carne assieme a formaggi. Oddio, qua se ci mettiamo adesso siamo... E ogni città ha la sua tradizione. Beh, la peculiarità poi di un territorio esiste sempre. Allora, non parleremo di cibo, ma parleremo di questo prodotto cinematografico, chiamiamolo così, cinematografico, perché non è un cortometraggio vero e proprio, perché dura 40 minuti, è una pellicola che Michele Creanza ha ideato e ha realizzato assieme a un gruppo di persone. Sì, ecco, sì, ci vuoi parlare intanto chi ha collaborato con questa produzione? Siamo tanti amici appassionati di teatro, di cinema, e durante il lockdown abbiamo volutamente espresso i nostri pensieri, e i nostri pensieri lo volevamo anche far vedere alla gente cosa succedeva in passato durante il lockdown. Perché noi ci lamentiamo oggi delle tasse, come abbiamo visto nel trailer, c'è un esattore che è un esatto vuole decimare i guadagni del popolo. Noi pensiamo sempre al Medioevo come combattimenti, cavalieri e tutto il resto, la famiglia, l'agricoltore, la moglie che assilla il marito dell'agricoltore. Vabbè, le mogli assillano anche adesso, non è che dobbiamo andare indietro nel tempo. C'era l'esattore delle tasse, c'era chi portava gli stipendi, magari anche degli operai del feudale oppure dell'imperatore che stava costruendo una cattedrale, che stava costruendo una città, tutte queste storie. Tant'è vero che il mediometraggio racconta di tre storie con un filologico, c'è cioè sempre l'esattore delle tasse dall'inizio fino alla quindi fine. Sono tre storie, diciamo, che viaggiano parallelamente, e fra di loro c'è un qualcosa che li accomuna. Nella trama, insomma. Ho visto, adesso ci spostiamo da Rocco Barberi, ho visto che c'è nel cast degli attori anche parecchio materiale, chiamiamolo così, della scuola di Cinzia Clemente, di Obiettivo Successo. Sì, sì, assolutamente, anzi colgo l'occasione per salutare Cinzia e per ringraziarla per quello che sta facendo, insomma. Io conosco Cinzia Clemente da un annetto e mezzo, e ci siamo conosciuti così. Poi avevo deciso di prendere lezioni sia di teatro che di cinema, ma soprattutto di cinema, per il semplice motivo che, vabbè, possiamo dirla, nel senso che la passione va benissimo, però oggi purtroppo di lavoro non ce n'è, e quindi questa potrebbe essere anche una fonte di lavoro, di guadagno. E quindi mi sono buttato a capofitto nell'imparare, quindi sono agli inizi. Non mi va di essere chiamato attore, però insomma, giù di lì, andiamo da quelle parti. Allora, guarda, se ti mettiamo un paio di occhiali, ti aggiustiamo un po' i capelli, hai qualcosa di De Laurentiis, il presidente del Napoli. Te l'hanno mai detto questo? No, assolutamente no, questa è la prima volta. Sei appassionato anche di calcio? Cioè, no, possiamo fingere di avere De Laurentiis in televisione. Forza facciamo... Bari e forza Inter, comunque. Ah, tra i Cavour, però, è canale. Vabbè, Bari è, diciamo, la città trainante, poi siamo... Del resto, sì, diciamo murgiani, ma siamo baresi comunque, perché le Puglie, abbiamo il territorio della Daunia, la terra di Bari e la terra d'Otranto, oggi Salento, insomma, ecco perché si chiamano le Puglie, perché sono tre territori, ecco, tornando a quello che dicevamo prima, anche diversi da usanze, tradizioni, ma anche suoni, la lingua, i dialetti, insomma, c'è diversità. Assolutamente sì. Però la diversità aiuta a crescere. Quindi, no, completiamo con Rocco il pensiero, quindi scuola, fresco di scuola. Assolutamente, hai detto continuo e continuerò a prendere lezioni sicuramente da Cinzia Clemente, e quindi a darmi un obiettivo da qui a 3-4 anni. Obiettivo successo, obiettivo di avere successo. Quindi, sto facendo la marchetta. Senti, tu in questa pellicola che ruolo hai? Allora, io il mio ruolo è il ruolo di Oreste, che è praticamente un contadino che è molto, molto, cioè vecchio nel 1200,
Quindi la pensa ancora nel... All'antica. All'antica, nel senso che gli propongono la... Senza svelare il finale. Beh, questo è naturale, se no altrimenti il film... Gli propongono di pagare le tasse in modo diverso. Diverso. Racconta le tasse, te le ricordi le tasse? Le tasse sono comunque, insomma, sull'legnatico, sul cacciatico, queste sono le tasse che comunque andavano. La tassa della ghiandatica, delle ghiande. Delle ghiande. Ah, delle ghiande, sì, perché... Del pescato. Le ghiande venivano date, credo, ai suini. Ai suini, era il mancime per gli animali. C'era anche la tassa del pescatico, del pesce. Praticamente era la tassa che... Cioè, un po' come adesso, tutto ciò che fai devi pagare la tassa. Tutto tassato. Era il contadino che era un mansista. Praticamente avevano i mansi erano degli appezzamenti di terreni. Ed era sotto al feudale, il feudale sotto all'imperatore, una guida gerarchica praticamente. Certo. E lui fa parte del contadino, la parte più, diciamo, il mansista, la parte più bassa. È quello che lavora, quello che produce. E c'erano e poi tutti gli altri mangiano sul lavoro del contadino. Guarda che non è cambiato nulla. Sì, è la stessa cosa. È uguale a 100 anni fa, quindi. E c'era il portavoce delle tasse, quello che comunicava le tasse stipulato dall'imperatore verso il feudale, pergamena, e andava dal contadino e diceva: tu devi pagare anche questa tassa. E poi c'è un finale un po' strano che non svegliamo. No, non lo svegliamo il finale, non lo svegliamo, però... Caspita di tassa in natura con il punto interrogativo. Michele, ma... Tu hai detto durante il Covid ci siamo voluti tutti mettere, diciamo, in gioco, va? Dovevamo fare qualcosa. Però, qualcosa. Perché hai scelto questo periodo, il Medioevo? Ho sentito parlare anche di Federico II di Svevia, no? Castel del Monte. Siamo nel territorio federiciano. Le idee erano queste. Poi io sono anche un po' appassionato, di Medioevo. Sono uno storico di Medioevo. Lo devo dire, non è che sono uno storico, però sono un appassionato. Un appassionato, partecipo anche ad eventi di Federiciani e non solo. Beh, oramai la nostra città da una decina d'anni ha questa sua identità federiciana. E ben venga, perché questa prospettiva fa portare molto turismo nella nostra città e dintorni. E abbiamo tante altre cose da scoprire, tante altre cose che noi non sappiamo. E sono sicuro che ci sono tante altre cose federiciane dal 1200 al 1300 che dobbiamo scoprire e non sappiamo ancora. Sono sicuro, al 100%. E beh, diciamo che oggi per fortuna c'è la stampa, il giornalismo, che scrive la storia di tutti i giorni, per cui abbiamo... una traccia di quello che accade almeno nell'ultimo secolo, ma prima non è che si raccontava molto in giro, si raccontavano solo le gesta eroiche, le grandi battaglie. Come ho detto prima, è il mio diciamo, mediometraggio, non è proprio un corto, un medio, racconta la storia di tutti i giorni. Cioè la storia che non è mai stata, diciamo, scritta di o raccontata. Sì, la storia di tutti la quotidianità. I giorni, la quotidianità. Nel senso, nel Medioevo, questo anche con l'aiuto di un altro attore comico, si chiama Giuseppe De Biasi, che è di La Terza, lo ringrazio tantissimo perché lui mi ha dato una mano enorme. Ma lui abbiamo visto come se fosse, appare ogni tanto come se fosse la voce della coscienza, no? Mi sembra di capire un po'. Questo tipo di personaggio, no? Anche, c'è la voce della coscienza, la voce del pensiero rivolto verso l'altro amico che stava insieme, praticamente è chi aiutava, chi dovrebbe essere un cavaliere un po' così,
diciamo di tutti i giorni, un cavaliere non proprio ufficiale, un cavaliere, un cavaliere amico. Abbiamo visto un cast di attori anche ben messi in salute, tutti belli come si dice da noi, belli, latte e sangue, tutti piazzati. Sicuramente nel 1200 si mangiava anche bene. Si mangiava bene. No, Rocco invece no, l'abbiamo visto in linea con, diciamo... Beh, io sono il contadino che sudava. Il contadino mangia. Mentre quelli che raccoglievano le tasse li abbiamo visti tutti ben messi in carne. Assolutamente. Poi comunque io raccoglievo le erbacce e noi mangiavamo le erbacce. Pane duro, perché poi si vede, si parla anche del pane duro. Che lo... Vabbè, non voglio svelare tutto. Il contadino che tu hai, diciamo, raffigurato in questa produzione, in questo film che avete messo su assieme, secondo te siete riusciti, ecco, a raccontare bene la figura del contadino di allora, con tutti i suoi problemi, tutte le sue... Io credo di sì, perché comunque Michele ha scritto un copione bene. Ha scritto bene, insomma, con tutti gli articoli, insomma, e devo essere sincero, io sono riuscito ad interpretarlo abbastanza bene. Adesso è la gente che deve dire se siamo riusciti oppure siamo no. Siamo noi a giudicare, ovviamente. Però ti devo essere sincero, Felice, io sono stato molto, ma molto, ma molto contento. L'importante è che ci siamo divertiti. Ci siamo divertiti. Allora, il pubblico certamente vi giudicherà, ma per vedere questa produzione vostra, cosa, dove, come si può arrivare a vedere questo prodotto? Sicuramente lo manderemo in TV locali e faremo sapere ben presto sui social dove e quando. Quindi si saprà sicuramente. Appunto, insomma, adesso abbiamo incuriosito. È finito proprio. Quindi è finito tutto il montaggio. Tutto, avete sì, anche le musiche inedite. Si chiama Mario Barberio, bravissimo. Queste musiche sono inedite, sono state fatte, non sono state prese. Che riportano al Medioevo. Sono state fatte, è tutto fatto, è tutto inedito. Anche i vestiti. La costumista si chiama Irene Crapuzzi, bravissima, ci sono tanti attori, una trentina tra comparse, attori, adesso non mi ricordo tutti, con la collaborazione anche dello staff. Domanda tecnico. Tecnica, diciamo, è stato fatto volontariamente da tutti, perché vi siete sostenuti da soli. Tutti sostenuti da soli, tutti che vorrebbero fare cinema, tutti che fanno teatro, e fanno questa, è un discorso, perché il cinema è stato fatto a low budget praticamente. Ma proprio low, lowissimo. Il prodotto è riuscito, nel senso, non lo devo dire io, però è stato terminato. Quanto tempo ci avete impiegato per registrare tutto? Registrare sei giornate. In sei giorni, dalla mattina alla sera. Ci siamo stancati, divertiti, tra Altamura e la Terza. Quindi territorio murgiano, anche alle Tre Gravine è stato registrato. Quindi questo è stato fatto proprio durante il lockdown? No, è stato fatto all'inizio di quest'anno. Ah, è stato preparato, detto COVID. Ah, l'idea è stato allora preparato, è sceneggiatura, scrittura, tutto durante il lockdown. Questo e è stato avete fatto. Registrato tutto quindi quest'anno in primavera? Sì. Ho visto, insomma, i colori, la luce, sembrano colori primaverili della Murgia. E poi ho messo anche qualche immagine del grano, diciamo, deve risalire anche la questione murgiana, dove ho fatto vedere il grano, ho fatto vedere la Murgia, ho fatto vedere, cioè c'è tutto questo aspetto territoriale. Il lavoro dei contadini ha fatto vedere il risultato, cioè, il grano è quello, certo, cioè si basa proprio sul risultato. Cosa nasce dalla Murgia? Che cosa offre la Murgia?
come vivavano prima i personaggi. Ho sentito il pane anche, per cui c'è anche il cibo. C'è anche il cibo. Quindi voi raccontate storia, cultura e tradizioni attraverso questo cortometraggio, ma raccontate anche l'enogastronomia del territorio. Sì, sì, anche. Le nostre usanze, anche le nostre abitudini. Anche la carrellata veloce, però comunque... E poi dice, dal Medioevo in poi, ma vi spingete avanti nel tempo o restate sempre lì in maniera L'idea temporale? L'idea è quella, però non voglio svegliare. Ah, quindi l'1.0, ci sarà la versione 2.0, 3.0. L'idea è già, c'è già un progetto in corso, una preparazione. Quindi una piccola serie TV. Quindi dal Medioevo in poi vuol dire perché che c'è in poi, camminerete in poi con tre puntini nel tempo, negli anni, camminerete fino magari... C'è il motivo, cioè perché quel poi che significa c'è già un percorso. Va bene, certamente la gente vi giudicherà, il voto che vi date voi per questo lavoro qual è stato? Qual è? Questa è una mia opera prima, anche se ho fatto altre cose. Questo è un qualcosa un po' più grande, una mia opera prima, con la collaborazione di altre persone, ovviamente, certo. Perché da solo non si va da nessuna parte. No, anche perché comunque, per esempio per il montaggio, le musiche, cioè, sono andati via certamente più di sei giorni. sei giorni e sei notti, ed è nulla. Per chi sa, sa cosa significa. Beh, la post-produzione poi è importante, perché significa confezionare tutto il lavoro fatto. È là che nascono pure le idee, cioè tu comunque... Nascono idee, quindi il montaggio in sé per sé è dove tu prendi un pezzo e lo sposti o lo metti o lo fai, cioè quello secondo me il lavoro del montatore è molto molto particolare appunto per questa situazione qua. Voi tutti assieme avete già visto il lavoro completato? Certo. Ecco, fra di voi cosa vi siete detti? Vi sentite soddisfatti, appagati per quello che è stato realizzato? Non ce l'aspettavamo. Ah, ok, perché è un prodotto, cioè, è andato bene. Per me è andato bene. Ok, sicuramente quindi, ci sono. Quindi lo vedremo più in là, lo pubblicizzerete, certo. Ma lo vedremo anche su Canale 2. Sì. Quindi possiamo anticipare i nostri amici. Non ho anticipato niente, però è già stato detto. Quando non volevo sarà dire, tutto pronto, ma sarà dopo l'estate, non credo adesso. Anche dopo l'estate, perché adesso le persone stanno a mare, stanno in vacanza, quindi è stato bello comunque fare questa esperienza. C'è una ricerca storica in quelle che so che erano le tipologie di tasse o siete andate avanti? No, abbiamo studiato che tipologie di tasse c'erano e in base a quelle tipologie di tasse abbiamo creato tutta la storia. Non è che ce la siamo inventati noi, mettiamo questa tassa così, pam, non va bene, altrimenti non... Però c'è quell'aspetto di tipologie di tasse e quell'aspetto di tipologie di persone, cosa pensano le persone in passato, sempre nel Medioevo, per quelle tasse, perché quelle tasse che c'erano in passato ci sono anche oggi. Sì, hanno un altro nome, ma io guarda, personalmente penso che non sia cambiato nulla, specialmente qui da noi, in Italia. Sicuramente sì, perché siamo in Italia e quindi la situazione non cambia. Cioè, se nel 1200 c'era la tassa sul cacciatico, la tassa sulla caccia oggi comunque c'è. Certo. Se c'è la tassa sul pesce, cioè c'era la tassa sul pesce, oggi c'è anche la tassa sul pesce. Cioè, se andiamo a rovistare, quindi a vedere, sicuramente la situazione non cambia. No, ma oggi guarda, ci sono più tasse. Sicuramente sì. No, per esempio tu hai detto la tassa sul pesce, no? Per dire, oggi paghi la tassa sul ricavo che hai dalla vendita del pesce, ma paghi anche la tassa sul carburante che metti in barca. Per cui lo paghi diversamente. Paghi la tassa sul personale che è a bordo. Quindi se cominciamo a guardare questo Medioevo è diventato un grande evo, cioè questa cultura di impossessarsi del lavoro degli altri. Dice, ma serve per mantenere lo Stato.
Ma non lo so, perché ci sono nazioni che si reggono con una tassazione molto più bassa dell'Italia. E quindi questo ci lascia capire che probabilmente non è così. Sì, non è così, però se vuoi questo non puoi avere quest'altro. La tassa dà anche un aiuto a chi non può avere magari un... No, per carità, siamo d'accordo, far parte dello Stato significa dello Stato, contribuire... Contribuisce anche alle necessità di famiglie che non possono avere. E il Medioevo, secondo me, c'era anche questa soluzione. Chiamata sicuramente diversa, ma c'era anche questa. Il vicino magari dava una mano all'altro vicino ed era anche una forma di tassa. Alla fine uno dava una mano all'altro e si davano, perché prima, secondo me, non avendo i media, non c'era la comunicazione e si faceva tutto in un villaggio, tutto in una città, tra un villaggio e l'altro non si sapeva che cosa succedeva magari a 20 chilometri. A 20 chilometri, no, su questo è vero, siamo pienamente d'accordo. Va bene ragazzi, io che dire, sono curioso di vedere il lavoro quando sarà completo, informateci, completo, fateci sapere, no, dico completo, quando sarà fruibile, fatecelo sapere, certo. Noi lo faremo sapere ai nostri telespettatori e che dire, in bocca al lupo, auguri per quello che accadrà in poi, dal Medioevo in poi, teneteci informati. Presumo che l'anno prossimo già andrete con un'altra produzione. Sì, certamente. Io colgo l'occasione per ringraziare tutti gli attori che hanno partecipato. Sono tanti, non posso dirli ad uno adesso. Tutto lo staff tecnico ed è stato molto d'aiuto con la segretaria di edizione Katia. L'altro cameraman Gianni Patella e i proprietari delle location, ad esempio è stato fatto tra Altamura e La Terza, ad Altamura siamo andati vicino all'Oisi San Giovanni, proprio sull'Oisi, per rispettare anche l'Oisi, per pubblicizzarlo un po', perché abbiamo un bellissimo Oisi, si chiama Oisi San Giovanni, la traversa che fa vicino via Ruvo, dove tante persone non conoscono, però è una bella zona quella. No, ma la nostra Murgia è piena di angoli, di scorci, è un paesaggio molto bello, caratteristico, per alcuni versi ancora aspro, rimasto intatto, un po' in alcune zone è stato snaturato, esatto, per altri motivi. Io non sapevo motivi. Dove abbiamo registrato, che sarebbe di un signore, Antonio Forte si chiama. Io non sapevo che quella era un ex aeroporto americano della seconda guerra mondiale. Io non lo sapevo. Oppure erano anche, poi sono arrivati anche a scuole elementari degli anni 50. Abbiamo avuto anche basi missilistiche qui, abbiamo avuto di tutto e di più sulla Murgia. Parecchie cose non si sanno della Murgia, ecco perché adesso cominciano a venire fuori tutte le cose. Grazie a Rocco Barberio. Grazie a voi, grazie Federico. Che ha fatto da attore, era parte integrante del cast. Grazie al regista, videomaker Michele Creanza. Grazie. Che dire, auguri per i lavori futuri, grazie. Auguri per questo lavoro. Come ho già detto, vi informeremo appena saremo nelle condizioni di poter trasmettere il filmato, questa produzione che dura 40 minuti. E io vi do appuntamento come sempre tutti i giorni alla solita ora con Canale 2 C'è. E per oggi è tutto. Vi lascio a Emanuele Giordano con Chicchi Ricchi. Alla prossima. Ciao a tutti.